primo quarto. Amici di buona salute, benvenuti. Questa sera vi parleremo di un argomento che potrebbe risultare in apparenza complicato, ma posso assicurarvi che con i nostri ospiti lo renderemo semplicissimo. Ed è un argomento che interessa tutti. Perché? Parliamo del taglio ai tetti di spesa alle case di cura private accreditate, anzi, per essere esatti, a due case di cura. Sono nello specifico Città di Lecce e Villa Bianca, quindi colpiscono due specialità nello specifico, cardiologia e ortopedia. Ma parleremo anche di un altro taglio paventato, probabilmente ci sarà, che riguarda i laboratori analisi e la diagnostica. Lo faremo con i nostri ospiti che vi presento subitissimo. E quindi buonasera, benvenuto, avvocato Antonio Tarantino, segretario della UIL Funzione Pubblica, segretario generale della UIL Funzione Pubblica di Lecce. Benvenuto, dottor Piero Quartacolosso, socio dello studio radiologico Gennaro Quartacolosso. Buonasera, benvenuto Buonasera. dottor Giuseppe Straziota, amministratore delegato di Città di Lecce. E parto da lei. Perché parto da lei? Perché è la casa di cura che più di altre ha sofferto di questa sforbiciata e per gli amici a casa dobbiamo anche specificare che delle 6 case di cura accreditate, solo due hanno subito questa, chiamiamola mortificazione, poi ci dirà lei come la definisce, e invece per altre case di cura c'è stata una rimodulazione con il segno più. Che cosa è accaduto, dottor Straziota? Allora, diciamo, partiamo dal presupposto che qui non si tratta diciamo, di una guerra fra strutture. Diciamo che qui partiamo dal Partiamo presupposto. sempre dicendo Sì, no, 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 ma così. guardi, è la realtà, quindi io non sono qui per discutere se è giusto o meno tagliare Città di Lecce a discapito degli altri o viceversa. Il problema fondamentale è che l'ASL, come tutti ben sanno, o meglio, il direttore generale che chiaramente dirige l'ASL, ha il compito di garantire sul territorio tutti i cittadini. E la garanzia qual è? Dare al cittadino le prestazioni di cui ha bisogno. Poi l'ASL è un'azienda, poi questa azienda può come dire, approvvigionarsi da parte del privato di altre prestazioni, che diciamo che l'ASL non riesce in questo momento per tanti motivi, quindi dalla spending review al blocco delle assunzioni, quindi va dal privato e compra quelle prestazioni necessarie al territorio. La cosa strana quest'anno che cosa è stata? Che normalmente si fa un piano di prestazioni, quindi l'ASL vede quello che serve al territorio e poi va nelle strutture private che chiaramente fanno quelle specialità e acquista le prestazioni. Allora, diciamo che Città di Lecce chiaramente, a differenza delle altre strutture, ha sempre fatto da 14 anni a questa parte diciamo, prestazioni di alta specialità. Che cosa sono le prestazioni di alta specialità? Delle prestazioni che chiaramente hanno un impegno sia di risorse umane ma anche da un punto di vista tecnologico un po' più grave rispetto agli altri. Infatti i famosi DRG, che sono poi un po' quello che è diciamo, il pagamento della prestazione, hanno dei costi superiori. Quindi quest'anno cosa ha fatto l'ASL? Ha fatto una delibera, cioè io partiamo dall'inizio, in realtà questa delibera io l'ho scoperta per caso
sul sito della RAI. Non scopra subito tutto, però. Vada con calma. Facciamo capire intanto qual è il problema, poi andiamo. Il problema fondamentale è questo: quello che diceva lei all'inizio, che alla fine ci sono due branche principalmente che sono tagliate da questa, diciamo, rimodulazione del tetto, perché non sono dei tagli, non è che la regione ha tagliato il fondo. Per voi è un taglio, ovviamente. È un taglio sulla nostra struttura e su Villa Bianca in parte, a discapito di altre strutture. Quindi cosa ha tagliato? La ASL l'anno scorso ha comprato da Città di Lecce, diciamo, un bel po' di prestazioni di cardiologia per una somma all'incirca di 9 milioni. Certo. Quindi significa che con 9 milioni di euro la struttura ha potuto erogare più di 1000 procedure interventistiche. Sì. Quest'anno, comprando, diciamo, 2 milioni, che sarebbe, diciamo, il 200% in meno, io non sono bravo in matematica, significa che le prestazioni l'anno scorso erogate da Città di Lecce, ci sarà qualche altra struttura che le erogherà. Questo è in maniera, diciamo, abbastanza. Mettiamo, scusi, l'ultima cosa, mettiamo sul piatto, sul tavolo, tutti quelli che sono i problemi. Allora, avete avuto questo taglio. Sì. Farete, già state facendo meno prestazioni o ci sarà una emigrazione dei pazienti fuori regione? C'è un problema dipendenti, questo è sul tappeto oggi, giusto? Sì, sul tappeto oggi. Perfetto. Cioè, innanzitutto noi abbiamo già erogato praticamente tutto il budget che, diciamo, quest'anno ci è stato affidato. Perché? Perché chiaramente, avendo lavorato sul budget 2013, diciamo, nei primi 6 mesi è stato già erogato, perché sa, passare da 9 milioni a 2 milioni, tenga conto che si divide 9 milioni, diciamo, nei dodicesimi, quindi in tutti i mesi dell'anno, lei deve lavorare in un certo modo. Quindi noi abbiamo prodotto il budget che era riferito all'anno scorso. Adesso siete a secco. Adesso su queste specialità siamo a secco. Perfetto. Allora, dottore Quartacolosso, invece il problema, voi ancora non avete avuto, se non vado errata, ma mi corregga pure se non è così, il contratto per i tetti di spesa dell'anno in corso, ma si paventa un taglio di anche abbastanza importante, me lo conferma? Sì, venga presente in partenza del discorso che i contratti dovrebbero essere fatti entro l'anno precedente. Il che vuol dire che io a dicembre posso programmare attività da gennaio all'altro dicembre. Cioè la norma prevede questo? La norma prevede questo, ma la norma in sanità è un foglio di carta che se ne vola col vento senza nessuna importanza. Questo per 10.000 elementi di regolamento che non vengono rispettati. Allora non si capisce perché da sempre il budget possa essere stabilito a giugno e non a dicembre. Perché io vorrei capire che cosa cambia se il funzionario dell'ASL si muove 6 mesi prima e riesce in tempi leciti a darmi il budget. Perché poi che cosa succede? Che il TAR, avendo considerato ormai cronica e sembra inevitabile questo ritardo, ha stabilito che fino all'emissione, fino alla firma del nuovo contratto, vale il vecchio. Allora, se io lavoro secondo il vecchio budget fino a giugno, dovrei avere poi la metà del nuovo budget da luglio in poi. In realtà che cosa fa l'ASL? Dice: no, tu fino a giugno hai lavorato 10, in tutto l'anno io ti do 12, quindi ti rimangono solo 2. Quindi noi ci troviamo ogni anno con... E anche quest'anno si sta verificando questo? Sì, cioè, sì, voi sì. Avete già contezza che avrete un ulteriore... No, guardi, non abbiamo contezza di nulla, perché pensi che l'anno scorso la delibera che riguardava la fissazione dei budget è stata rifatta 3 volte, quindi in realtà non abbiamo contezza di nulla finché non mettiamo la firma. Certo. Io infatti ai miei colleghi che si agitano dico: aspettate, perché finché non c'è la firma non si sa mai che cosa succede, perché le cose cambiano e siccome cambiano senza nessuna regola, cambiano nell'anarchia assoluta, nella assoluta mancanza di rispetto delle norme, è chiaro che può succedere di tutto. E tenga presente che il nostro budget sta è passato... Sta dicendo una cosa impegnativa. Non è impegnativa, il nostro budget era 4 anni fa 18, 2 anni fa 7, poi doveva diventare 5, è diventato 9, quest'anno è diventato 7. Quindi è chiaro che così non si può amministrare, perché poi si va all'ASE e dice: vabbè, non voi non investite. Ma che cosa posso investire comprando una macchina che costa 2 milioni di euro se non so se l'anno 21 riesco a stare aperto o devo chiudere, o se avrò i soldi per pagare la macchina? Quindi è chiaro che questa assoluta
disomogeneità di gestione di questi budget porta all'impossibilità di una gestione corretta, tecnicamente valida, eccetera. Quello che non manca, perché quello è gratis, è l'impegno di chi ci lavora dentro, nel senso che chi lavora si impegna a lavorare bene, e anche se gli dà un petto di pollo riesce ad attrezzare una cena, perché ormai siamo abituati a questa folle fatica per stare dietro a queste follie di amministrazione. Perché purtroppo è così, questo tenga presente che alla base di tutto c'è una legge di riforma che è assolutamente dimenticata, è stata completamente cancellata, la legge dello Stato è stata cancellata, punto e basta, non se ne parla più. Perché la legge dello Stato diceva delle cose molto differenti da quelle che poi sono state fatte, che sono state descrivendo un far west. No, ma è un far west, se ha bisogno di numeri le faccio vedere tutti i numeri, è un far west sicuramente. Perché lei capisce che ci sono battaglie della ASL contro un certo tipo di prestazioni, fino al 10 giugno c'è la battaglia contro, l'11 giugno ci sono un sacco di soldi. Allora dice, che è successo? Com'è che tutta una volta cambia? Senza un criterio evidente. Oltretutto, quando se io vado all'ASL e dico, scusate, al funzionario che ha stabilito i tetti, mi mostrate le carte attraverso le quali siete arrivati a questi numeri, la risposta è sempre faccia l'accesso agli atti. Cioè non si capisce per quale motivo io per accedere alle procedure che hanno determinato un certo budget devo fare l'accesso agli atti, che vuol dire ricorrere al TAR per avere riconosciuto un diritto che l'ASL non avrebbe nessuna fatica a riconoscermi. Cioè mi sta dicendo di devo dare ma si tratta banalmente di cose assolutamente incontestabili. Cioè hai stabilito il mio budget, benissimo, quindi fai vedere le carte, i numeri, quindi, le dottore, procedure. In sintesi, al momento voi siete in un limbo, non sapete che lunedì c'è arrivata la mail per cui lunedì saranno pronti i contratti, lunedì sapremo come sono le cose. Non avete avuto modo di visionare? Ma ripeto, l'anno scorso hanno rifatto la delibera 3 volte, quindi io finché c'è non c'è sempre firmo... speranza, diciamo. No, non si tratta di speranza, si tratta, è come in Italia, ho detto ai miei figli, in Italia bisogna pagare sempre il giorno dopo, perché il giorno dopo succede sempre qualche cosa per cui poi non si paga, poi forse si pagherà dopo, forse si pagherà la metà, perché è una nazione nella quale la certezza del diritto e la logica delle procedure è completamente assente. Quindi diciamo che galleggiamo in questo pantano nel quale non sappiamo bene ma dove andarci. Lei come sindacalista è nella scomoda posizione, diciamo, no? Da una parte di difendere le ragioni dei lavoratori, che adesso poi lo chiederemo dopo al dottore Straziota, nel caso di specie potrebbero trovarsi anche a magari decurtazioni di stipendio, piuttosto che, non lo so, licenziamento, ridimensionamento dell'orario, non lo so che cosa faranno, voglio dire, lo chiederemo dopo. Quindi da una parte avete, dall'altra avete l'obbligo, diciamo, di essere, come è tanto di moda ora dire, responsabili, no? Un sindacato responsabile. Come valuta lei quello che sta accadendo in questa situazione specifica, con questo problema di questa rimodulazione che ha tagliato alcuni? Ma la situazione che hanno rappresentato sia il dottore Straziota che il dottore Quartacolosso è esattamente la proiezione di quella che è la realtà nuda e cruda, fatta di tantissima difficoltà, in alcuni casi di tantissima anche improvvisazione, perché i problemi che hanno posto loro noi li abbiamo posti nell'interesse giustamente dei lavoratori. Però mi preme precisare un fatto, come diceva lei, abbiamo sì l'interesse a tutelare quelle che sono le giuste aspettative dei lavoratori, ma anche la garanzia dei livelli occupazionali. Ma siamo anche convinti, almeno al di là del fatto di essere sindacato responsabile o meno, che realtà come Città di Lecce, come lo studio Quartacolosso, come altre strutture che insistono nel nostro territorio, sono una risorsa del territorio. Quindi ho paura che questa cosa a qualcuno sfugga, perché noi abbiamo anche, per delle scelte che appunto hanno rappresentato loro, sono state fatte in questi anni in maniera alcune volte improvvisata, alcune volte si è aspettato, come diceva il dottore Quartacolosso, bisogna aspettare che sia il tempo a far maturare le cose. Io invece credo che il compito del politico,
dell'amministrazione di una realtà grande come la nostra ASL debba, come dire, precedere il tempo, cioè dobbiamo fare delle valutazioni per programmare, per sapere leggere il territorio ed essere pronti a dare risposta a quel territorio. Anche se la crisi economica crea difficoltà sia all'amministrazione ASL, perché i tagli a cui fanno riferimento il dottore Straziota e il dottore Quartacolosso sono tagli di finanziarie fatte dallo Stato, non sono, diciamo, delle, come dire, delle scelte improvvide della regione o dell'ASL. Sono, beh, dei tagli negli anni precedenti, sono dei tagli, peraltro tagli anche lineari fatti in maniera sconsiderata, che hanno penalizzato moltissimo anche il settore della sanità. Noi per la prima volta in questi ultimi anni, come lei potrà sapere sicuramente, abbiamo fatto ricorso ai cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, che prima non erano neanche previsti per legge per strutture come le case di cura, come i servizi che vengono garantiti da strutture quali quelle che gestiscono il dottore Quartacolosso, il dottore Straziota. Praticamente abbiamo dovuto inventare una norma che prevedesse proprio a tutela dei lavoratori, perché nel momento in cui l'azienda va in sofferenza, delle due l'una: o licenzia o ricorre a strumenti che le leggi offrono, ammortizzatori sociali in deroga, altri strumenti, contratti di solidarietà, e per la prima volta nella nostra provincia li abbiamo sperimentati negli ultimi 3-4 anni. Questo è indice di una situazione di malessere forte, che queste decisioni che hanno assunto in questo lasso di tempo a cui facevamo riferimento prima non possono che preoccuparci, perché, come dicevo, mancano di una programmazione. Cosa per fate capire voi come sindacato? Beh, tenga conto, noi nel merito c'entriamo poco, perché anche per bontà di scelte legislative fatte negli ultimi anni, anche queste in maniera sicuramente non lungimirante, noi siamo informati, e questo ci ha tenuto a ribadire anche il direttore generale quando abbiamo posto subito, nel momento in cui da notizie di stampa avevamo saputo dell'adozione di questi atti deliberativi, che appunto non erano stati preceduti da nessuna discussione all'interno dell'ASL, che io sappia, né con le parti sociali per informarci su quello che avevano in mente di fare, e manco con le associazioni con le associazioni datoriali. Ci sono stati gli incontri per dire: da quest'anno noi intendiamo muoverci. Abbiamo visto, come diceva il dottor Stazio, delle delibere pubblicate sull'albo dell'ASL e che ci hanno creato notevole preoccupazione, perché parlavano ancora di tagli, anche se per altre strutture si parlava invece di accreditamenti nuovi. Capisce bene che purtroppo parliamo delle realtà più grosse, che se messe in sofferenza creano sicuramente più difficoltà dal punto di vista dell'erogazione dei servizi nella nostra provincia. Quindi dalla regia adesso mi segnalano che è in linea il direttore sanitario della clinica San Francesco di Galatina, il dottor Franco Sanapo. Direttore, buonasera. Buonasera a voi e ai suoi ospiti. Direttore, intanto grazie per il suo intervento, che ci è molto utile sicuramente per aprire altri temi della discussione. Intanto le vorrei chiedere, direttore, voi siete una di quelle strutture private accreditate che non ha sofferto quest'anno nessun taglio, anzi, se non ricordo male, il tetto per la vostra struttura è sotto il segno più, vero? Questa è la verità, perché per la prima volta dall'entrata in vigore della delibera di giunta regionale 1494 del 2009, l'ASL di Lecce ha applicato quella delibera medesima. Mi perdoni, direttore, quella delibera, aspetti direttore, per far capire agli amici a casa, no? Perché voi siete addetti ai lavori e date tutto molto per scontato e andate come un treno. Facciamo capire a casa invece, cioè lei ci sta dicendo che nel 2009 c'è stata una delibera regionale che ha stabilito delle cose, dei criteri presumo, e che la ASL finora è rimasta inerte e non ne ha tenuto conto. Quest'anno invece, improvvisamente mi viene da dire, ha deciso di applicarla. È questo? La risposta è questa. Per la prima volta la ASL di Lecce, e io ahimè sono stato direttore sanitario anche nel 2009, anche ha applicato quella delibera, qualcosa, meritoriamente, direttore. Direi. Quella delibera fissa alcuni criteri, i criteri del posto letto, il criterio della complessità della unità operativa a cui bisogna assegnare un budget,
una serie insomma di, ma diciamo il cardine fondamentale è il posto letto. Allora, l'anomalia che esisteva nella provincia di Lecce era che su un budget complessivo di 57-58 milioni praticamente il 30 milioni, 29 quant'erano, andavano a finire a una struttura, quindi una struttura prendeva più di altre 5 messe insieme, il che insomma creava qualche problema. Vero è che quella struttura di cui state parlando questa sera, diciamo, ha dei reparti di sicura eccellenza, meritori, tutto quello che vogliamo, ma io faccio soltanto un esempio molto banale, richiamandomi ai ricordi classici: è più importante il cervello o lo stomaco? Nel senso che è vero che la cardiochirurgia, la neurochirurgia... Ma troviamo altri esempi pure, direttore. Senta, direttore, le vorrei chiedere una cosa. Prego. Siccome noi abbiamo sopra di noi che proprio comanda tutti e non si discute la pubblicità, le spiace se noi mandiamo in onda la pubblicità e lei rimane con noi e riprendiamo subito dopo? Devo riattaccare, devo richiamare oppure... No, non si preoccupi, lei stia lì dov'è. E va, poi, bene. Va bene? Qui, grazie, adesso diamo la linea alla pubblicità, non andate via. Va bene.